Ciao a tutti, Namaste. Questa sarà una pratica di livello intermedio. L'intento di questa pratica sarà quello di sperimentare il silenzio che è in noi, quel silenzio che è creativo, quel silenzio che è casa, che ci dà stabilità e quel silenzio che si trova fra la fase di un inspiro ed un espiro. Quindi proveremo all'inizio, semplicemente con un respiro consapevole, ad osservare il nostro respiro, ad osservare quello che accade all'interno del nostro corpo e quello che accade anche nei momenti di sbalzi d'umore per quanto riguarda le emozioni, per quanto riguarda appunto lo stato emotivo, per sondare l'effetto che le emozioni danno al nostro corpo, al nostro sistema mentale. Un momento anche passeggero di esperienza e quindi anche un momento di studio di noi stessi interno ed esterno. Quindi ci serviremo del respiro per aumentare la consapevolezza generale dell'intero sistema e sperimentare che è tutto mutevole, che tutto va e che tutto viene. Come appunto le nuvole in cielo, un cielo spesso paragonato allo stato di pura coscienza. Quindi questo sarà l'intento di questa pratica. Vi sedete comodi su un mattone o un cuscino, in modo tale da avere i fianchi più alti delle vostre ginocchia, mani sulle ginocchia. Occhi chiusi. Quindi trovate la vostra stabilità, le vostre fondamenta, le vostre radici, ancorando bene gli ischi al pavimento sul supporto, rilassando le vostre ginocchia. Quindi prendete qualche momento anche per trovare il vostro assesto. Fate un profondo inspiro dal naso, espandendo l'aria dal ventre e un profondo espiro dalla bocca. Inspirate profondamente, espirate profondamente. Inspirate, espandete l'aria dal ventre, anche il torace espande in modo tridimensionale fino alla regione clavicolare e espirate. Inspirate profondamente, anche la trae la vita, rilassate le vostre spalle nell'espiro e mantenete spazi di tensione dentro di voi. Ora solo dal naso, inspirate, immaginate anche un colore che sale verso l'alto, quindi per distendere bene la schiena verso l'alto fino alla sommità della testa, cogliete un momento di pausa, sospensione, espirate fuori l'aria dal naso. Quindi questi due elementi, terra, cielo, come due confini di stabilità, come due riferimenti. Inspirate profondamente, espirate profondamente. Quindi corpo e mente come laboratori anche dell'esperienza della sadhana, della pratica yoga, inspirate. Espirate. Quindi nel vostro respiro consapevole iniziale prendete solo atto del vostro respiro, di com'è all'inizio senza volerlo controllare in modo eccessivo. Quindi sentite come siete voi oggi nel corpo e attraverso il respiro. Più possibile senza giudizio. Quindi questa osservazione ci aiuta anche a coltivare uno stato creativo, uno stato ricettivo verso di noi. Ancora qualche respiro.
mani giunte in fronte al cuore. E da qui iniziamo con tre Om. Espirate completamente. Inspirate. Inspirate profondamente, un momento di pausa, sospensione, silenzio. Espirate profondamente fino a terra. Ancora uno, inspirate. Sentite il petto che sale, espande, i muscoli intercostali esterni espandono. Espirate fuori l'aria dal naso. Scegliete le vostre mani, togliete il vostro supporto sotto i glutei, aprite pure i vostri occhi. E col passaggio che preferite, vi portate a carponi. Di bene i palmi ancorati al pavimento. Dite delle mani ben aperte, anche sopra le vostre ginocchia. Andate a sbilanciarvi sul ginocchio destro, mantenendo il piede sinistro ben attivo. Andiamo a disegnare qualche cerchio col ginocchio dall'interno verso l'esterno, senza sbilanciarvi sul lato destro. Quindi le braccia non sono piegate, soprattutto la destra, sono ben distese, ben tese. Dall'altro lato. Cambio, giù il ginocchio sinistro, dall'interno verso l'esterno con la destra. Direzione opposta. Aprite le vostre ginocchia larghe quanto il tappeto, vi sedete sui talloni, balasana. Distendete bene le braccia in avanti, centro della fronte al pavimento. Fate un profondo inspiro, jai, quindi tonificate i muscoli alla base della gola. Sentite il petto che espande anche posteriormente e allunga. Espirate. Jai. Inspirate profondamente. Espirate profondamente, lasciate le braccia tese, inspirate, espandete, Ujjayi, e al culmine dell'inspiro mantenete il respiro un istante, un momento di potenziale, di casa, di stabilità, di silenzio, espirate profondamente. Ancora inspirate, pausa, sospensione, nulla accade, espirate profondamente. Nel prossimo inspiro vi portate a carponi, vi sedete a terra. Portate i vostri piedi larghi quanto il tappeto, in testa al tappetino, le mani vi aiuteranno indietro a mantenere la schiena lunga e distesa. Inspiro, ginocchia al centro, espiro, ginocchia verso sinistra, sguardo verso destra. Inspirate al centro, schiena ben distesa, Ujjayi,
Espirate, ginocchia verso destra, sguardo verso sinistra. Inspirate al centro. Espirate, ginocchia verso sinistra, sguardo destra. Inspirate al centro. Espirate, ginocchia verso destra, sguardo verso sinistra. L'ultimo. Inspirate al centro. Espirate, ginocchia verso sinistra, sguardo a destra. Inspirate al centro. Espirate, ginocchia verso destra. Inspirate al centro. E da qui andate a portare la vostra tibia destra parallela al lato lungo del tappeto, il piede ben attivo, il destro e anche poi il sinistro, come se fossero terra, quindi bordi esterni ben attivi, con la mano sinistra agganciato il collo del piede sinistro, premendo bene a terra il collo del piede, quindi abbiamo le gambe praticamente a 90 gradi, ventre ben attivo. Se questa è una postura scomoda, potete portare un mattone anche sotto i glutei, va bene. Inspirate, quindi petto bene in avanti, guardi in avanti, sulle braccia ujjayi. Espirate, vi allungate in avanti con le vostre mani. Inspirate, allungate, espirate un po' di più, le vostre mani camminano avanti in direzione opposta degli ischi, piedi ben attivi. Inspirate, allungate, salendo anche di qualche centimetro verso l'alto. Espirate, vi inchinate. Quindi ascelle ben attive, le mani premono bene a terra e come se dovessero spingere in avanti il pavimento. Inspirate, allungate, l'ultimo. Espirate. Tornate indietro con le vostre mani, sulle braccia in alto. Espirate, giù le mani a fianco dei vostri ischi. Inspirate, su in alto, allungate. Espirate, verso terra. Inspirate. Espirate. Riportate in avanti il vostro piede sinistro, piede destro largo quanto il tappeto, due passi indietro con le mani per il tavolino, quindi le spalle sono in rotazione esterna dall'interno, le ascelle tirate indietro. Se avete problemi le spalle state a terra con i glutei, aprite solo il petto oppure su in alto. Lo sguardo lo lasciamo in avanti per ora, ventre ben attivo, attivate bene i glutei, piedi ben presenti a terra. Espirate, scendete con i glutei, tibia sinistra parallela al lato corto del tappeto, l'altra gamba alla destra a 90 gradi. Quindi piedi ben attivi, ischi ben a terra, è facile che il destro si sollevi, in questo caso va bene. Provate a mantenere comunque la schiena ben distesa, mantenendo comunque la presenza delle vostre fondamenta dei piedi e delle gambe. Inspirate, allungate. Espirate in avanti, quindi mani a terra, bene sui polpastrelli, mani a coppa. Inspirate, allungate in avanti, mantenete bene il petto lungo e disteso in espansione per il respiro. Espirate, vi inchinate un po' di più. Inspirate, allungate, estendete la colonna vertebrale in avanti. Espirate, mantenendo stabilità negli ischi. Ammorbidite il petto verso terra. Inspirate, restando con le spalle. Allungate. Espirate. L'ultimo. Inspirate. Ancora più spazio. Ujjayi. Espirate. Verso terra. Camminate indietro con le mani, sulle braccia in alto. Inspiro. Espirate. Mani ai lati. Inspirate espandendo l'aria dolcemente dal ventre, soprattutto il torace. Espirate. Inspirate sulle braccia. Espirate verso terra. Sciogliete l'intreccio delle gambe. Piedi larghi quanto le vostre anche, due passi indietro. Potete ripetere il tavolino con le ginocchia piegate,
Oppure a gambe distese con gli alici verso terra per Purvottanasana, inspirate, salite verso l'alto. Anche qui lo sguardo al petto in avanti, per il momento gambe ben attive, l'idea è quella di portare gli alici verso il pavimento, glutei ben attivi. Attivate bene anche i quadricipiti per mantenere protezione, le ginocchia distendono le gambe. Espirate, scendete, incrociate le vostre caviglie, Gatto Mukha Vajrayasana, inspiro, mani sotto le spalle, espirate, sguardo al ventre, stringete i glutei, gli ischi si avvicinano, inspirate, allungate, espirate, provando bene le mani a terra, sguardo il ventre, mentre lo sterno, inspirate, allungate verso l'alto. Le scapole si cercano, espirate, c'è spazio fra le scapole. Ancora uno, inspiro. Espiro. Vi portate in posizione neutrale e da qui vi sedete sui vostri talloni, a meno che non ci siano problemi alle ginocchia, altrimenti gambe anche incrociate, poi il Kriya, quindi sarà anche diverso. Faremo un Kapalabhati, un ciclo di Kapalabhati e al termine andremo appunto in avanti, portando il ventre sulle mani per Mandukasana, quindi le mani le portate con i dorsi alle cime delle cosce, andremo a portare i pollici alla base del mignolo e a fare il pugno. Quindi questo è sconsigliato per donne in gravidanza, ma anche il Kapalabhati, meglio evitarlo, anche senza questo tipo di mudra. Che ha ciclo qualche fastidio addominale. Se è tutto ok, invece è ottimo per il sistema digestivo e come appunto purificazione di Saman Vayu della zona fra l'ombelico e il pavimento pelvico. Quindi colli dei piedi a terra. Adi Mudra, quindi palmi verso l'alto, pollice alla radice dei mignoli, chiudete il pugno, rilassate bene le vostre spalle lungo la schiena. Chi ha gambe incrociate, le mani le può lasciare sulle ginocchia, alla fine del Kapalabhati potrà semplicemente inchinarsi in avanti. Inspirate, espirate, inspirate profondamente. Espirate. Quindi Kapalabhati ha un espiro attivo, inspiro passivo, sempre dal naso. Andiamo a sostenere il sistema digestivo, a pulire la mente, a fare spazio ulteriore e a distaccarci da quelle che sono le emozioni esterne. Inspirate per prepararvi. Ed iniziamo Kapalabhati. Cercando di lasciare il viso il più possibile fermo, anche le spalle, continuate gli ultimi 10, 5, 4, 3, 2, 1, espirate, 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 espirate completamente, vuoto, inspirate, espandete l'aria nel petto, momento di pausa, sospensione. Espirate profondamente e da qui vi inchinate. Fronte verso terra, se non arriva a terra, anche un mattone. Continuate a respirare in modo morbido, naturale. Dovreste sentire talvolta il battito del cuore, del ventre.
Potete spingere un po' di più facendo pressione coi polsi, le cosce e i pugni nel ventre, che saranno circa al di sotto dell'ombelico, 2 o 3 dita. Inspirate profondamente, salite, espirate, sciogliete il vostro mudra con le mani sulle cosce. Vi portate a carponi, puntate bene i vostri piedi ad Mukha Svanasana verso l'alto. Piegate le vostre ginocchia sui taloni verso l'alto, petto verso le cosce, bene le mani spingono a terra, collo morbido, sguardo ai piedi. Espirate giù i taloni in direzione di terra. Il petto va in direzione delle cosce, inspiro, piegate le ginocchia e espirate giù verso terra. I talloni, inspirate, espirate, inspirate, espirate, Ujjayi. Inspirate sulla gamba destra, lasciamo il fianco destro chiuso, espirate, piede destro avanti in mezzo alle vostre mani. Piede sinistro avanti, Uttanasana nell'espiro. Inspirate sulle braccia. Espirate, Uttanasana, mani a fianco dei piedi. Inspirate, Ardha. Espirate, Uttanasana. Gamba destra dietro, gamba sinistra dietro, espirate. Inspirate, spalle sopra i polsi, plank, i talloni spingono bene indietro, bene il ventre attivo, le costole basse tirano verso l'alto. Espirate, Adho Mukha. Sulla gamba sinistra nell'inspiro, espirate, piede sinistro avanti in mezzo alle vostre mani. Espirate, destra avanti, Uttanasana. Inspirate sulle braccia, Urdhva Namaskara, espirate, Uttanasana. Inspirate destra dietro, sinistra dietro, Adho Mukha Svanasana. Provate ad ancorare i talloni verso terra, oppure se troppo intenso, per sicurare sui talloni verso l'alto, ginocchio un po' piegato. Inspirate profondamente. Espirate profondamente. Inspirate profondamente, create spazio tra l'ombelico e lo sterno. Espirate, ammorbidite il centro del petto, il ventre si contrae. L'ultimo, inspirate. Espirate. Sulla gamba destra, inspiro. Espirate, prima il tallone a terra, poi la pianta in mezzo alle mani, giù il ginocchio sinistro, ventre ben presente, sulle braccia in alto, non abbiate fretta di aprire, prima allungate, quindi alleggerendo anche la gamba destra davanti, quindi attirando il basso ventre verso l'alto, le costole basse indietro. E nell'espiro, leone, quindi gomiti aperti lateralmente. Mani ben attive attraverso le dita. Inspirate ancora. Spazio, distensione. Espirate. Inspirate. Glutei attivi. Espirate. Mani al pavimento. Piede sinistro in avanti. Inspirate, Ardha, allungate. Espirate, aprite i vostri piedi lateralmente, squat verso terra con le punte di dita verso l'esterno, mani a preghiera, i gomiti up, spingono bene le ginocchia verso l'esterno. Inspiro 1, Ujjayi, al culmine spazio, respiro in quel silenzio. Espirate. Inspirate. Espirate. Andate a fare come una croce con le
una X con le vostre braccia, prima la destra sopra e la sinistra sotto. Agganciate con le vostre mani le vostre scapole dietro, distendete le vostre gambe, vi abbandonate verso terra, lasciando anche il ginocchio morbido se serve, come voler creare spazio dietro. Ammorbidite le vostre ginocchia, braccia di Garudasana, quindi andate a staccare le vostre mani dalle scapole dietro, dorso con dorso, palmo con palmo, e inspirate premendo bene i piedi a terra, salite verso l'alto. Espirate, riportate i vostri gomiti al petto, ventre ben attivo. Inspirate, già allungate. Espirate, l'ultimo, inspirate, tirate bene le spalle indietro, senza far collassare il collo indietro. Espirate, sciogliete, piedi chiusi, inspirate, Urdhva Namaskara, espirate, Uttanasana, inspirate, Ardha, espirate, Uttanasana. Gamba destra dietro, gamba sinistra dietro, plank. Espirate, chaturanga, spalle in linea e gomiti. Inspirate, urva, o cobra, o avambraccio terra, per chi apre di schiena. Espirate, Adho Mukha Svanasana. Sulla gamba sinistra verso l'alto nell'inspiro. Espirate, sinistra avanti, prima il tallone, poi la pianta. Giù il ginocchio destro. Sulle braccia verso l'alto, gambe ben attive, alleggerite anche la gamba sinistra, ventre ben attivo, sentite prima spazio, espirate, leone, inspirate, allungate, espirate, inspirate, spazio, espirate, inspirate, espirate, mani a terra. Piede destro in avanti, Ardha Uttanasana. Espirate, apriti i piedi, squat verso terra. Palma con palmi, i gomiti sostengono l'apertura delle ginocchia verso l'esterno, schiena lunga e distesa dalla base fino alla sommità della testa. Inspiro. Silenzio, espirate. Braccia in avanti, integrate bene le vostre spalle. Questa volta sarà a sinistra che andrà sopra, agganciate le scapole dietro. Vi abbandonate verso terra, ischi verso l'alto, piedi paralleli. Inspirate, spazio, distensione. Espirate. Spazio fra le scapole dietro, ancora uno e espirate. Ammorbidite le ginocchia, braccio di Garudasana, palmo con palmo. Inspirate, salite verso l'alto. Espirate, gomiti al petto. Rilassate le spalle. Inspirate. Espirate. Inspirate ancora uno. Questo è l'ultimo. Espirate. Sciogliete, chiudete i piedi, anche larghi quanto le anche chiusi. Uniti. Inspirate Urdhva Namaskara. Espirate Uttanasana. Inspirate Ardha. Espirate Uttanasana. Sinistra dietro nell'inspiro, destra dietro plank. Espirate Chaturanga. Inspiro, cobra o Urdhva Mukha. Bene dall'interno coscia, tirate verso l'alto, il ventre vi sostiene. Espirate, Adho Mukha. Ancora uno, inspiro, sulla destra. Espirate, destra avanti, giù il ginocchio sinistro. Inspirate, sulle braccia. Spazio. Leone, in.
in, l'ho ottimo per lasciare tensioni, soprattutto a livello della gola. Quindi sinistra in avanti, arm, espira tutta nasa. Inspirate, arda. Espirate, squat, palmi uniti. In. Espirate. Prima il destro sopra, agganciate. Espirate, distendete le gambe, se serve ginocchio un po' morbido. Braccio di Garuda, quindi dorso con dorso, palmo con palmo, avremo il palmo sinistro che aggancia al destro. Inspirate sulle braccia. Espirate, gomiti. Inspirate. Espirate, gomiti al petto. Inspirate. Espirate, sciogliete. Sulle braccia, inspiro. Espirate, mani a terra, Uttanasana. Inspirate, arda. Espirate, Uttanasana. Destra dietro, inspiro. Sinistra dietro. Espirate, Chaturanga. Or. Adunca. Inspirate profondamente, espandete bene il petto in modo tridimensionale e espirate. Inspiro sulla sinistra e espirate sinistra avanti, giù il ginocchio. Inspirate e espirate leone. E espirate, inspirate. Espirate, mani a terra, inspirate, arda, piede destro in avanti, espirate, squat verso terra. Braccia in avanti, integrate bene la testa e l'omero nella sua sede, braccio sinistro sopra, mani agganciate le scapole. Espirate, vi inchinate, piedi paralleli. In. Espirate ancora più spazio, ancora più silenzio. Osservate la vostra mente come è cambiata rispetto all'inizio. Dorso con dorso, mano destra verso il palmo sinistro. Questa volta inspirate, Garuda. Espirate, gomiti sul petto. Inspirate, espirate. L'ultimo, e. Espirate, sciogliete. Inspirate sulle braccia, piedi si avvicinano. Espirate, Uttanasana. Inspirate, arda. Espirate, Uttanasana. Gamba sinistra dietro, destra dietro, plank, Kumbhakasana, Chaturanga, Urdhva. Adho Mukha dagli inguini, spingete verso l'alto. Inspirate profondamente. Espirate profondamente. Piegate le vostre ginocchia, inspirando. E nell'espiro, facendo pelo sui metatarsi, talloni verso destra e allungate il vostro fianco sinistro. Quindi mantenendo ben presente, rimane terra, il braccio destro non si piega e la mano sinistra non si alleggerisce. Inspirate al centro. Espirate dall'altro lato, talloni verso sinistra, ginocchia ben piegate. Quindi allungate il vostro fianco destro. Inspirate al centro, espirate giù le ginocchia. Portate gli avambracci al pavimento, braccia di delfino. Quindi guardate che i vostri gomiti siano sotto le spalle, anche che i gomiti siano sulla stessa linea, palmi con palmi a terra. Immaginate come una linea dal dito medio al centro del polso, quindi le mani aprono verso l'esterno, palmi bene a terra, ventre ben attivo, costole basse verso la colonna vertebrale, delfino. Salite verso l'alto, ischi verso l'alto. Quindi se i gomiti si aprono, scendete, riposizionate. Attivate bene i quadricipiti verso l'alto, distendete bene le gambe. Se c'è spazio, premendo bene gli avambracci a terra,
camminate in avanti con le vostre mani, con i vostri piedi, cercando di ancorare bene i talloni in direzione terra, anche se non toccano, va bene. Ma la direzione è quella, l'azione interna è quella. Mentre il vostro sankalpa, il vostro intento nel cuore, portatelo, pratica dopo pratica, quello che vi porta sul vostro tappetino, la vostra motivazione, vostra motivazione intima. Camminate indietro con i piedi, giù le vostre ginocchia, in modo simultaneo, inspirate, staccate i vostri gomiti, braccia distese. Espirate, Adho Mukha Svanasana. Sulla gamba destra inspiro, espirate, piede destro avanti in mezzo alle vostre mani, tallone sinistro al pavimento. Virabhadrasana 2, quindi col braccio sinistro sfiorate la vostra guancia sinistra, braccia sulla stessa linea, mani in Dhyan Mudra, ginocchio destro sopra la caviglia, ventre ben attivo. Inspiro 1, al culmine silenzio, spazio, concentrazione, espirate. Lasciate andare l'espiro verso terra. Inspirate. La postura è stabile, questa Virabhadrasana 2. Molto di terra, stabilizzante anche mentalmente. Espirate. Il prossimo inspiro sulle braccia. E distendete anche la vostra gamba destra. Da qui in un movimento diamo fluido, andiamo come a disegnare un cerchio con le vostre mani, piegando anche il ginocchio in questo modo. Andiamo a portare le mani verso sinistra, piegate il ginocchio destro, inspiro, distendete, espirate in avanti, in, espirate, polpastrelle unite, in, espirate, l'ultimo, in, espirate, vi fermate. Quindi con i polpastrelli uniti, tonificando bene il ventre, attivando bene i glutei, tirate indietro le costole basse, mano terra, inspiro a destra, sul braccio sinistro, e braccio, integrando bene la spalla sinistra, braccio sinistro, aderente alla guancia, Uttita Pajvakonasana. Braccio non scende verso terra come una linea, un continuum con la gamba sinistra. Espirate, mano sinistra a terra, sul tallone sinistro, aprite il vostro piede destro fuori dal tappeto, quindi in linea, più di 90 gradi in linea al vostro ombelico, bordo esterno del piede sinistro, gamba forte, sul braccio destro. Fianco sinistro forte. Espirate, mano destra a terra. Chaturanga, Urma, Adho. Sulla sinistra inspiro, espirate, sinistra avanti, tallone destro a terra, gambe ben attive, due talloni sono sulla stessa linea, anche qui dipende anche dai metodi, quindi portano il tallone sinistro al centro della volta plantare dietro. Comunque sia Samasthiti, peso equo fra un piede e l'altro. Inspirate, Vira 2. Gambe ben attive, assicuratevi di non spanciare, di non svuotare, totalmente dietro la zona lombare, tenendo bene le gambe attive, sostenendo bene il ventre, sentite la vostra schiena ben presente. Inspiro, allungate, espiro, affondate un po' di più. Inspirate, espirate. Nel prossimo inspiro, sulle braccia, polpastrelle unite, gamba sinistra tesa, espirate, affondate sulla sinistra, in, espirate, in, senza perdere il bordo esterno dietro, inspiro, l'ultimo, espiro, espirate, gomito sinistro sulla coscia sinistra, quindi portando
anche lo sguardo e il ventre. Tonificate bene il ventre, riempite, sostenete bene la zona lombare, gamba destra forte, mano sinistra a terra, inspiro sul braccio destro, mano destra in Dhyan Mudra, espirate braccio destro dell'entra guancia. Come voglio portare il mignolo verso terra, gambe ben attive, il braccio sinistro preme verso il ginocchio sinistro si oppone. Espirate mano destra a terra, sul tallone destro, vi portate sul bordo estremo del piede destro, il piede sinistro, questa variante di Vajrasana Plank andrà al centro del vostro ombelico, in direzione dell'ombelico, sul braccio sinistro, sguardo in alto, ventre ben attivo. Attivate bene il quadricipite destro. Espirate, mano sinistra a terra, Chaturanga, Urva, Adho Mukha. Inspirate profondamente. Espirate profondamente. Inspirate. Espirate. Nel prossimo inspiro piegate le ginocchia sui talloni. Espirate, andate a portare i vostri talloni verso destra, lasciando le ginocchia piegate. Questa volta lasciamo la mano destra a terra, la mano sinistra si solleva, mano sinistra al vostro fianco destro e nell'inspiro aprite, attirate bene con la mano sinistra il vostro emitorace destro, continuando a mantenere la spinta verso l'alto, sul braccio sinistro. Espirate, giù la mano. Stringendo bene i gomiti verso il centro, quindi l'occhio del gomito viene in avanti, andate a portare i vostri avambracci al pavimento in modo simultaneo, sui talloni, giù i talloni verso terra del fine. In modo simultaneo, staccate i gomiti, scorrete verso terra col viso, orva. Espirate, Adho Mukha. Ancora, giù i gomiti, in modo simultaneo, delfino, collo morbido, gli avambracci spingono bene a terra. Staccate i gomiti, inspirate, Urdhva Mukha, espirate, Adho Mukha. Sui talloni, in, espirate, talloni verso sinistra, piante a terra. Con la mano destra agganciate il laterale della vita sinistra, inspiro, vi aprite verso destra, sul braccio. Espirate mano destra a terra, Adho Mukha. Giù i gomiti, simultaneo. Inspiro. Espiro, inspirate, Urva, come prima, espirate, Adho Mukha, vieni palmi a terra, inspirate, espirate, stringendo i gomiti verso il centro, gomiti a terra, delfino. Inspiro. Espiro, spazio nelle spalle, simultaneo, inspiro, Urva, espiro, Adho Mukha. Piede destro avanti, andate a portare i vostri piedi paralleli, mani ai vostri fianchi e nell'inspiro risalite verso l'alto. Andate a portare i vostri i punti dei piedi verso l'esterno, la postura della Dea, gambe ben forti, ben presenti, ventre ben attivo, quindi mula, bandha, anche il pavimento pelvico attira verso l'alto, glutei ben attivi.
sulle braccia in alto, polpastrelle unite. Facciamo respiro delle braccia qualche volta, qualche ciclo. Quindi inspiro sulle braccia, espiro stringendo i pollici che andranno alla base, il mignolo e le mani stringono gomito e denti laterali della vita. Le gambe non si muovono, inspiro. Chi ha pressione alta, problemi di cuore, fa un respiro totalmente naturale, non un agnisan, non un respiro di fuoco. E anche se state facendo questa pratica di sera, eventualmente respiro solo naturale, altrimenti è troppo attivante. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro. Espirata Baya Mudra, mano sinistra al cuore, gomito destro piegato in 90 gradi, palmo destro in avanti. Quindi un mudra, in questo caso eseguito con le mani, Hasta Mudra. Inspirate sulle braccia, espirate, mano destra, gomito sinistro piegato. Quindi un mudra di stabilità, di concentrazione che aumenta chiarezza mentale e volere interno. Un volere che deriva dalla nostra creatività, dal nostro sentire del cuore. Sciogliete, inspirate, gambe distese, espirate. Aprite il vostro piede destro, giù le mani, giù il ginocchio. Faccio da specchio così si vede meglio. Voi tenete la destra davanti, ventre ben attivo, giù il ginocchio, quello sinistro. Sulle braccia inspiro, allungate. Espirate, braccia in avanti, palmi verso terra. Attirate bene le vostre spalle indietro. Abbiamo il braccio sinistro che andrà sopra, sotto il braccio destro, braccio di Garuda. Inspiro, portate il vostro ombelico verso il lato destro, portare i gomiti in Garuda, braccio di Garuda al di là della gamba destra. Continuando bene a respirare senza collassare sulle spalle. Le spalle si integrano bene alla loro sede. Qui slacciate le vostre braccia, mano destra a terra o sul mattone se serve. Chi ha problemi di schiena resti alto, per favore col gomito puntato. Sul braccio sinistro, destro, sulla gamba sinistra. Ad ogni inspiro allungate, ad ogni espiro vi aprite un po' di più verso la vostra destra. Espirate, scendete. Destra dietro, Adho Mukha. Inspirate, Urva. Espirate, Adho Mukha. Piede sinistro in avanti, ginocchio destro al pavimento, sulle braccia in alto, inspiro, espirate, braccia in avanti. Questa volta la destra andrà sotto, la sinistra sopra, inspirate, allungate, espirate, ombelico verso sinistra, o la vostra variante. Mi raccomando, ascoltate il vostro sentire interno, il vostro maestro. Sciogliete le vostre mani, mano destra a terra, sulla gamba sinistra, sul braccio. Torsioni sono benefiche per ossigenare la colonna vertebrale, a patto che la schiena sia lunga e distesa, che non ci sia chiusura, che non ci sia compressione. Se volete anche ginocchio destro a terra va bene, oppure alto, il tallone preme dietro in questo caso.
Inspirate dal ventre e espirate, torsione lavoro su Manipur, quindi Agni, il fuoco digestivo, il metabolismo e anche la trasformazione delle emozioni, portando bilanciamento. Espirate, mani a terra, giù il piede destro, indietro il piede destro, adunk. Inspirate, sfiorando verso terra con i gomiti, urva. Espirate, adunk. Inspirate, ujjayi. Espirate, ujjayi. Inspirate. Espirate. Giù le ginocchia, guardatemi un attimo, faremo Bakasana in torsione, oppure ci arriveremo vicini per chi ha difficoltà. Quindi da Adho Mukha, poi lo rifaremo insieme, andremo ad inspirare spalle sopra i polsi. Andremo a portare il piede sinistro fuori dal tappeto, quindi a 90 gradi, dita ben attive, ben presenti, bordo esterno del piede destro al pavimento, quindi gamba tesa alla destra sul braccio sinistro, esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi il fianco destro non scende verso terra ma è ben alto. Da qui andremo a portare il piede destro a fianco del sinistro. Mi avvicino per farmi vedere bene. Quindi piedi uniti, mani al pavimento, quindi in testa al vostro tappeto, o sicuramente la sinistra sarà fuori, sui talloni verso l'alto. Chi ha problemi di schiena, mi raccomando, può essere già tanto anche questo, potete semplicemente sbilanciarvi e stare in torsione verso destra, quindi sbilanciarvi sui piedi, ginocchia unite, oppure sui talloni verso l'alto, iniziate a stringere bene i vostri gomiti, pellicciaturami, iniziate a staccare un piede e poi l'altro. Il mio fianco destro non è agganciato al ginocchio, al gomito destro, giù i piedi, ritorniamo ad Adho. Quindi proviamo da Adho Mukha, facciamo lo stesso lato insieme, inspirate spalle sopra i polsi, piede sinistro verso l'esterno, bordo esterno del piede destro terra sul braccio sinistro. Piede destro a fianco del sinistro, o alti, come ho detto, oppure mani a terra, testa al tappeto, larghe quanto le spalle, stringete i gomiti verso il centro come avete fatto in delfino prima, soprattutto nella transizione quando avete disteso le braccia insieme, sui talloni, ginocchia ben compatte, vicina alla spalla sinistra. Provate a staccare un piede, nel caso prima al destro, prima al sinistro e poi giù. Mi giro di qua così si vedrà, voi state lì. Adho Mukha Svanasana. Inspirate spalle sopra i polsi. Piede destro all'esterno. Bordo esterno del piede sinistro verso terra, fianco destro ben attivo se volete con la mano destra, agganciate le metatarsi sinistro e su verso l'alto. Da qui, piede sinistro al di fuori del destro, mani a terra. Mi sono spostata solo per farmi vedere nella telecamera, sui talloni verso l'alto, ginocchia ben compatte, stringete bene le vostre gomiti.
Percepite quel momento di silenzio, concentrazione, giù i piedi. Adunk. Inspiro Jai. Espiro Jai. Giù le ginocchia a terra. Vi sedete. Giù di qua. Schiena al pavimento. Andate a portare i vostri gomiti verso terra, dita verso l'alto. Ancorate bene la parte superiore delle spalle verso terra, la testa prima a terra a livello delle orecchie. Inspirate sui fianchi per Ardhastubandhasana. Ginocchia stringono bene verso il centro, attivate bene i vostri glutei sui fianchi. Mento che si stacca dallo sterno. Scegliete le vostre braccia, agganciate le vostre dita palmo con palmo e poi lentamente mantenendo, portando i mignoli eventualmente verso l'interno. Quindi andiamo a portarli verso l'interno, perché ora andremo a stringendo i palmi verso il centro, come se gli avambracci volessero aprirsi verso l'esterno. Andiamo a scendere con i fianchi e con i glutei sulle mani, continuando ad attirare verso linea mediana, le scapole, provate di stendere una gamba e poi l'altra, continuando a mantenere bene il petto attivo. Quindi nella postura passiva, ben di espansione del petto, di ottimo in quei giorni nei quali vi sentite anche un po' tristi e chiusi, c'è la tendenza a chiudersi, ad accartorciarsi sulla schiena e soprattutto lasciare andare le spalle in avanti. C'è un qualche respiro guidato, espirate completamente, inspirate dal ventre al torace, alle clavicole, pausa, espirate, aggiungiamo un conto, inspirate per 5, 4, 3, 2, 1, punto di massima espansione, silenzio interno. Espirate per 5, 4, 3, 2, 1. L'ultimo, inspirate. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Espirate 5. 4, 3, 2, 1. Piegate le vostre ginocchia sui fianchi verso l'alto e sciogliete le vostre mani. Ginocchia e petto, vi portate seduti, un po' di shake alle vostre mani. Se le posture dove appunto c'è peso sulle braccia o braccia sono legate nelle varie posture, se sentite qualche formicolio è bene sganciare, provare a trovare un nuovo postura che sarà la vostra senza tensione o compressione. Ok, ancora le gambe. Vi fermate. Andate a distendere le vostre gambe in avanti, piegate la vostra gamba sinistra, pianta, due varianti, pianta del vostro piede sinistro all'inguine, oppure anche un po' più spaziosa verso l'esterno, se ci sono tensioni alle ginocchia o qualche problema, oppure prendendo con le vostre mani il vostro piede sinistro per il mezzo loto, attirate indietro il vostro ginocchio, caviglia, linea ginocchio, piede attivo, mi raccomando,
E da qui con la mano destra agganciate il collo del piede, portate il vostro piede sinistro in Ardha Padmasana. Quindi la spinta attiva del vostro piede sinistro. Sulle braccia in alto, inspiro. E nell'espiro vi allungate in avanti. Provate ad agganciare quello che riuscite, mani a terra. Distendere bene la schiena. Se serve una coperta arrotolata sotto i glutei per aiutarvi ad allungarvi in avanti, soprattutto chi ha problemi, fatelo, mi raccomando. Quindi per chi è in mezzo loto, che il ginocchio sinistro non dia fastidio. Inspirate, allungate. Espirate. Questa variante Yam Shichasana. Molto benefica come postura, calmante. Andiamo a lavorare sul sistema parasimpatico. Inspirate, ritornate indietro. Espirate, che è mezzo loto, scioglie, e poi tutti quanti, piede sinistro al pavimento, quindi col ginocchio sinistro verso l'alto, lasciamo circa una spanna dal piede sinistro alla gamba destra, mano sinistra sul ginocchio, lasciando bene il tallone destro ben presente al pavimento, andiamo come disegnare un mezzo cerchio con il braccio destro, mano destra, palmo ben a terra con le dita rivolte verso dietro. Quindi bordo esterno del piede destro verso il pavimento e da qui premendo bene la mano sinistra, terra, inspiro, saliamo verso l'alto, mano sinistra in ghiera mudra, espirate, scendete lentamente, gamba sinistra distesa, piegate la vostra destra o nella variante di Yano o Shirshasana oppure con le mani attirate il piede destro indietro, lunga la schiena, il piede ben presente, l'alluce destro spingi in avanti, il piede non è in distorsione, mi raccomando. E anche qui Ardha Padmasana, sulle braccia e espirate. Potete anche lasciare le mani a terra, agganciare con le mani i piedi, di nuovo anche in questo piede la corteccia di spingere in avanti l'alluce sinistro. Chi vuole prendere un mattone e intensificare, porta il mattone dietro la pianta del piede sinistro, inspiro lungo e nell'espiro prendi i gomiti lateralmente tirando dietro le spalle, allungate. Ujjayi. Inspirate, salite verso l'alto, sciogliete il vostro piede destro, spazioso, una spanna circa, mano destra sul ginocchio, puntate bene il vostro tallone sinistro al pavimento, mezzo cerchio con la mano sinistra, bordo esterno presente, il piede sinistro della gamba tesa, aiutate con la mano destra a premere, inspiro, salite verso l'alto. E bene il petto apre, spalle. La spalla sinistra ben inserita, integrata nella sua sede. Espirate, scendete. Piedi larghi quanto il tappeto, sciogliete un po' a destra e a sinistra. Vostre ginocchia, vi fermate, andate a distendervi dietro portando le piante dei piedi uniti con le ginocchia verso l'esterno, potete farlo anche dopo, quindi lasciate le vostre ginocchia morbide verso terra, mani al ventre, andate ad unire indici con indici, pollici, con l'ombelico verso il centro, ginocchia morbide. Inspirate dal naso.
espirate dalla bocca. Inspirate. Espirate. Andremo ad inspirare dalla bocca, quindi l'esatto contrario, mantenendo le labbra aperte. Il respiro entrerà appunto attraverso i denti che sono stretti, quindi in questa forma di sitale, un respiro rinfrescante. E andremo ad espirare dal naso, quindi l'esatto contrario. Proviamo. Inspirate. Sentite aria fresca che entra tra le della gola, della bocca. Espirate dal naso. Inspirate dalla bocca. Espirate dal naso. Aria calda, quello che abbandonate, lasciate andare come i vecchi condizionamenti, i pensieri. Inspirate. Espirate. Questo è l'intento. Inspirate. Espirate. L'ultimo inspirate. Espirate. Sciogliete le vostre mani. Palmi verso l'alto. Potete mantenere le gambe in questo modo, di stendere in avanti oppure due mattoni sotto le cosce. Per le donne in menopausa che hanno le vampate di calore, il respiro che abbiamo appena fatto è davvero ottimo, come rinfrescante, riequilibrante la temperatura, è anche ottimo soprattutto in estate, soprattutto anche chi ha una predominanza pitta, quindi secondo la Ayurveda, di fuoco, per abbassare il calore interno, la temperatura, e eventualmente anche stati di rabbia, tensione. Inspirate profondamente, espirate, ancora uno in, espirate, per Shavasana. Abbandonate il vostro corpo, pesante, il pavimento. Un momento totale di assorbimento della pratica, momento totale di passività della mente, ma la mente resta comunque ricettiva e si posa ora ancora di più. Quello spazio fra un inspiro ed un espiro, quello spazio pieno di potenziale, di creazione, di infinito, di pura coscienza, al di là delle vostre turbolenze mentali. Un momento questo dove si assapora il distacco dall'aspetto mentale e si ritorna a casa, all'essenza. Se notate ancora qualche altra tensione fisica, dolcemente il vostro amore più puro ci portate attenzione, consapevolezza, in modo gentile attraverso il respiro. Come espressione di prana, di quella forza vitale che è capace di farci ritornare al nostro centro, alla nostra essenza che è vita, al di là di ogni condizionamento.
Il prossimo inspiro, iniziate dolcemente a muovere le mani, dei piedi. Iniziate a riprendere consapevolezza dei vostri confini fisici nella stanza, nei vostri confini nel tappetino, nei quattro angoli. Vi allungate come preferite. Andate a ruotare sul vostro fianco destro, stando ancora qualche istante. Assaporando la lentezza del battito cardiaco, del vostro respiro rallentato, della vostra presenza mentale. Da qui con un senso di gratitudine, questa stabilità, centratura, il vostro impegno, lentamente vi aiutate a salire verso l'alto, nella postura iniziale. Portate le vostre mani giunte in fronte al cuore, inspirate profondamente. Espirate profondamente, inspirate, espirate. Molto utile in questo momento usare la voce come modo anche di liberazione, il tratto della gola, Vishuddha, e del cuore, Anatta, per sentirsi leggeri. Sia nel corpo ma anche intimamente. Quindi faremo qualche om, andate pure col vostro ritmo, io andrò con il mio e al termine finiremo con una om e tre shanti. Quindi mantra anche come espressione di pranayama, di tecnica di respirazione. Ve lo consiglio vivamente. Occhi chiusi. Espirate completamente, inspirate. Dentro di noi e intorno a noi. Inspirate. Grazie per la vostra attenzione, per la vostra pratica, grazie per esservi dedicati questo momento, questo tempo, totalmente per voi, per coltivare la vostra interiorità, il vostro corpo fisico 100% presenti. Grazie, alla prossima.